uccello che canta, c'è un'aria bellissima intorno, che odore. Pian piano riprendo a sfiorare la sua sottana, sarà la zona. Chi è che si è messo il Pronodic? Il Pronodic è un profumo troppo forte, non si può mettere quando va nei posti pubblici, mi faccia la cortesia. L'ultimo dolce Gabbana? Troppo. Poi devo pensare che quello vicino magari non gli piace. Un po' di rispetto, per favore. Vabbè. No. Assù. C'è ancora chi usa acqua velva. Dai tempi del militare che non si sentiva più. Teatro Bianconi, Carbognano. Il tutto esaurito con Michele alla ginestra. Il tuo spettacolo sul palco, trascinante, coinvolgente, le sfaccettature della vita, tante persone, da come è nata? Da che cosa è nata l'idea di questo spettacolo? C'era l'idea di gioire insieme al pubblico con tutte le cose che mi hanno fatto divertire negli anni e misurarmi con, insomma, un one man show, hai la possibilità di sfogare tutta questa voglia di recitare, perché è una verità quella che racconto sul palco. A me piace veramente ogni tanto fare qualcosa di diverso e il pubblico ci sta, gioca con me, insomma è un bel risultato che va avanti da tanti anni e mi piace continuare a farlo. Uno spettacolo di cui sei autore, che trascina, coinvolge il pubblico, gli applausi, le risate coinvolgenti, le tue gag, il sacerdote, Pinocchio, i personaggi delle fiabe, che poi sono un po' un riscontro della vita, no? Perché noi ci ritroviamo forse anche in quei personaggi. Quanto c'è di tuo in tutto questo? È tantissimo, no? Questo forse è uno spettacolo che mi ha dato la possibilità di scrivere un po' di cose che mi sarebbe piaciuto urlare a voce alta, che ogni tanto dico a chi passa, e usare un palcoscenico per poter comunicare in modo gioioso sempre, perché poi anche i bei messaggi vanno detti in modo gioioso, anche quelli un po' più pesanti, quelli un po' più intensi vanno detti in modo sorridente, in modo che possano rimanere, magari essere uno spunto di riflessione, oltre al divertimento, a dire però hai visto quella cosa che ha detto, così tra una risata e l'altra, la gioia maggiore è quando alla fine ti dicono certo, però quella poesia a tuo padre, quella la filastrocca finale, quell'esercizio di stile, sono tutte cose che piacciono e che vanno al di là della risata, insomma. Anche il personaggio del prete, del sacerdote, riuscire a dire delle cose profondissime sul matrimonio in modo così gioioso, insomma è un bel esercizio di stile. Ma Michele la ginestra, quando era piccolo, che cosa voleva fare? A me sarebbe piaciuto fare il falegname, perché mi piace proprio l'odore del legno, mi piaceva l'idea di essere un artigiano e con le mani costruire qualcosa. In fondo siamo un po' artigiani pure noi attori, è un mestiere come quello del falegname, in qualche modo costruiamo, togliamo il superfluo dalle cose che sono, insomma, sono sovrabbondanti, e riusciamo a regalare una piccola opera d'arte, ogni tanto un'opera d'arte, ogni tanto la sbagliamo, ogni tanto ci parte lo scalpello, però insomma ce la mettiamo tutta. Ma il sogno nel cassetto di Michele la ginestra? Poter rimanere così per tutta la vita. Fantastico. Grazie di essere così tanti, è veramente gioioso. Ieri sera non avevamo la galleria, era pieno sotto, eravamo contenti. Questa gioia di aver riempito tutto, con le sedie aggiunte, quelli in piedi, gente che suda, che si sventaglia, gente che si è rotte le palle. Insomma, è bellissimo. Io sono veramente contento di salire su questo palcoscenico. Lo dico ogni anno perché è veramente una gioia venire qua a Carbognano al Teatro Bianconi, perché io ve lo dico, io giro tanti teatri, ma l'accoglienza che io ricevo qua al Teatro Bianconi, ma pure voi, non vi emozionate quando entrate qua dentro? Io ho visto gente commossa con le lacrime, anche oggi ci hanno dato le passarelle scadute, cose belle, non si trovano in giro, belle. E poi anche cioè, questa accoglienza da parte di queste signorine. Signore, di peso, c'è gente che... Bello. Con questo foulard alla garibaldina, rosso, è proprio un piacere. Io per questo dico, parlate bene di questo teatro, portateci gli amici, guarda, è una programmazione straordinaria. Ormai il peggio l'avete visto oggi, da qua in qua, cioè non c'è più nulla da fare. E poi colgo questa occasione, così rispondo una volta per tutte,
non so come si fa la pasta. Mi volete regalare la piantina di basilico? Regalatela, non me lo dico. Mi regalate la piantina di basilico, mi portate a casa, lo dico io, come si fa la matriciana, il forno, giochiamo questo gioco una volta sola, tutti insieme, perché voi capite che tutta la vita mia ho dedicata all'arte, alla cultura, non passa la storia come quello della ricerca. Ora si sta avvicinando il Natale, ma Michele La Ginestra, uomo, oltre che attore, che cosa è che desidera? Ma mi piacerebbe che insomma la gente ascoltasse un po' di più l'altro, che imparasse un po' a sorridere e regalare questo sorriso e questo ascolto a chi ti sta vicino. Questo è un bel regalo di Natale che va un po' al di là dei regali materiali, insomma, dei quali ormai ci facciamo niente. Godiamoci un sorriso e un ascolto particolare e forse diventiamo più buoni tutti. Un Natale sorridente qui con Michele La Ginestra dal Teatro Bianconi di Carbognano è tutto.